tutti voi e scusate se leggo perché sono leggermente emozionata. Dunque, grazie. Grazie della vostra accoglienza. Grazie soprattutto a David con cui abbiamo iniziato questo grande viaggio. Questo nostro grande viaggio e questo vostro anche grande viaggio. Dunque, ripeto, leggo perché... Allora, dall'emozione mi sono dimenticata anche di presentarmi. Dunque, io sono Marzia Cappelli, faccio parte del forum attivo, diciamo, del Partito Democratico della Toscana, una grande regione, ma niente a che vedere con la Sicilia, che io amo profondamente. Come ho detto, vengo da Firenze e sono contenta di far parte di questo partito, il primo partito dell'Italia, quel partito che io ho voluto e che spero che anche voi continuate a volere, perché non solo il primo partito dell'Italia, ma è anche il primo partito dell'Europa, non dimentichiamolo mai. E questo grazie anche a tutti noi. Per me questa è la seconda Leopolda, nel senso sicula, perché io sono dalla Leopolda della rottamazione. Quella rottamazione che non riguardava certamente, come tutti voi avete capito, immagino, l'edata anagrafica, perché se no io non sarei qui, sarei stata la prima rottamata per età e per anche anzianità. Ma la prima Leopolda della rottamazione era quella che doveva dare largo e ha dato largo ai giovani che sono poi il futuro. E vabbè, che posso dire io? Sono qui molto felice e vorrei dire due parole sulla partecipazione, di cui appunto io faccio parte. È solo partecipando e confrontandosi che si può dire di avere ragione. Se non c'è partecipazione e non c'è confronto, non ci sarà mai in nessun partito la persona che potrà dire: ma c'è quello che io non ho votato, c'è quello che io non volevo, c'è quello che oggi sta rovinando l'Italia. No, non è così. È solo con la partecipazione e con il confronto fra tutti noi che possiamo dire di avere oggi un grande Presidente del Consiglio, pur dicendo da parte di tanti che non è stato votato. Ma quando mai? Non me lo vengono a dire a me. Prima di tutto nessuno dice che chi lo ha preceduto non era stato votato, prima di tutto. Seconda di poi, perché lo dice anche la Costituzione, il Presidente del Consiglio viene eletto e nominato dal Presidente della Repubblica. Scusate, io devo dire altre due parole. Vorrei però parlare ai giovani. Quella mia e vostra generazione ha studiato la storia, una storia fatta anche di guerra, ma anche di uomini. Sento molto parlare di Gramsci, di Machiavelli e di tanti altri. Oggi la nostra pagina della storia parlerà, un domani, di Berlusconi che è andato a toccare il sedere, scusate il francesismo, alla Merkel, di quello che fa le corna dietro a una foto di gruppo di politici e di Grillo che sfasciava i computer senza mai parlare di politica. Io non voglio questo, io non lo voglio per i miei nipoti, per mia figlia, per tutti voi giovani. Io voglio che costruiate un futuro migliore che forse la nostra generazione non ha saputo darvi. Per cui largo a giovani e pensate veramente a scrivere la pagina per un vostro futuro. Grazie a tutti. Davide, se nel frattempo vuoi introdurre l'ospite che ti sei appena seduta.